la gioventù tecnologica. Allora, iniziamo, ci siamo anche sette. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui, tempo l'aiuta, cerchiamo di passare un po' di tempo insieme all'insegna della discussione, del divertimento intellettuale, se possibile, ma soprattutto della volontà di capire. Allora, io dico due brevissime cose, non sull'incontro specificamente, ma su di noi, la Casa della Cultura, siamo contenti oggi si chiude la prima sequenza di incontri, siamo una cosa giovane, abbiamo iniziato fine aprile, cominciamo a Canfora e abbiamo proseguito insomma nei mesi dopo l'estate con un'altra serie di incontri, si è ragionato un po' di politica contemporanea con Carlo Galli, di Dante, con Marco Grimaldi dell'Università di Roma, e abbiamo con grande piacere quella volta scorsa, il 2 dicembre, ospitato Guido Manzoni, una voce poetica notevolissima che ci ha letto con una formula per noi nuova, insomma, un reading, ci ha letto i testi della sua ultima raccolta da una superficie uscita poco tempo fa. Non è mia intenzione adesso, insomma, per concentrare tempo a fare bilanci, perché insomma proseguiamo per la nostra strada. E come tutti insomma, avete capito, chi ha partecipato, insomma, chi ha avuto la curiosità di sapere come ci muoviamo qui a Viterbo, è la strada segnata insomma dalla volontà di condividere l'ascolto di voci importanti, quindi questa è diciamo così, la caratteristica specifica. Invitiamo studiosi che vale la pena ascoltare, non siamo abitati da funzioni polemiche, però diciamo che cerchiamo di non intendere la cultura come intrattenimento, ma come momento per imparare qualcosa molto banalmente, molto semplicemente. Vorremmo che si uscisse di volta in volta dagli incontri con qualche idea in più o qualche spunto critico o autocritico. E dico che siamo molto contenti oggi di concludere la prima sequenza con due illustri ospiti che ringrazio vivissimamente a nome della Casa della Cultura di aver accettato l'invito di essere qui a ragionare di rivoluzione russa. Ora, visto che è ovvio, lo spunto immediato è quello del centenario, però credo che la cosa importante qui è ragionare insieme intorno a un evento grandioso che ha segnato in sé tutto il XX secolo, che ancora non cessa di accendere passioni, tanto dal punto di vista storiografico quanto dal punto di vista più probabilmente politico, questo è inevitabile. Ora, oggi noi cerchiamo di mettere a confronto due voci del mondo degli studi riguardo diciamo così, la Russia, in particolare appunto la Russia del XX secolo. Cedo subito, per non perdere altro tempo, la parola a Giulio Stefanetti, che è vicepresidente della Casa della Cultura, caro amico, russofilo, e quindi lettore, attento insomma di cose russe, e che ha letto con attenzione i volumi da cui insomma prenderemo le mosse, i lavori insomma dei professori. E dopodiché procediamo in questo modo, abbiamo pensato la cosa migliore fosse un dialogo tra loro due e quindi articoleremo intorno a 4-5 questioni, uno scambio diciamo così, di opinioni tra i nostri ospiti. E intanto vi ringrazio di essere qui, buon ascolto. Allora, grazie Davide, unisco al saluto, ringrazio anch'io i nostri due ospiti. Guido Galli, direttore Cinema, che passo brevemente a presentare. Guido Galli è professore di letteratura russa all'Università di Napoli, l'orientale. Cito soltanto, insomma, oltre al volume che andiamo a discutere oggi, Russia 1917, un anno rivoluzionario, edito da Croci. Ricordo che potete acquistare quei volumi in quello spazio, le vostre spalle. Vale la pena. Allora citerò soltanto un'altra pubblicazione, La tua storia della letteratura russa, sempre edita da Carocci, un testo molto, molto importante, in due volumi, insomma, un'opera che merita. Ecco. Detto dagli amici il Trigreco. Il Trigreco per le sue dimensioni. Ettore Cinella invece ha insegnato per moltissimi anni all'Università di Pisa, storia contemporanea e storia dell'Europa orientale, ha pubblicato quest'anno questo volume, La Russia verso l'abisso,
Sud della Porta. Anche questo volume potete trovare nello spazio, le cose fare. Cito altri scritti del professore, 1905, La vera rivoluzione russa, edito sempre da Della Porta, e L'altro Marx, che è un'opera, uno studio sul, diciamo, molto interessante, sulle, diciamo così, sulle ultime tesi di Marx sulla Russia, insomma, e sulla rivoluzione russa. Ecco, ora, come prima questione, io vorrei partire, che potrebbe servire anche come, diciamo così, domanda introduttiva per avvicinarci a questo grosso tema. Ecco, chiederei ai nostri ospiti di contestualizzare il loro studio del 1917 all'interno del loro percorso di studi, perché sono due studiosi, diciamo, di estrazione differente. Ecco, Guido Carpi viene dagli studi letterari, mentre invece Cinella è uno storico storico, insomma, uno storico del letteratura. Quindi chiederei, anche per avvicinarci al tema, di contestualizzare il 17 e in particolare questi libri nel percorso di studi che ha portato appunto a questi due volumi. Quindi cederei prima la parola a Guido Carpi. Io ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa dell'invito, ringrazio tutti i presenti, è una giornata non molto fausta dal punto di vista atmosferico, siamo tutti qui, e saluto l'amico e maestro Ettore Cinella, fa molto piacere di essere qui con lui. Io, pur insegnando all'Università Orientale di Napoli, sono orgogliosamente toscano, pisano, ho studiato, quindi a Pisa è uno dei miei maestri. È bello di vederci oggi a parlare dei nostri lavori così diversi di impostazione, tra l'altro, perché spesso capita che, pur avendo un debito nei confronti di un maestro, tu finisca per farti un'idea molto diversa, almeno su alcuni aspetti, dalla sua, su grandi fenomeni storici, storico-culturali, che per loro stessa definizione sono contraddittori, ricchissimi di sfaccettature, si prestano quindi a letture molto molto diverse. Io, come già stato detto, non sono propriamente uno storico, sono uno storico della letteratura, uno storico della cultura russa, ma come impostazione sono molto attento ai fatti storici e all'inquadramento del dato culturale letterario nel contesto della serie storica, della serie economico, sociale, politica, perché io penso che la letteratura parli della realtà, di niente altro, e per quanto si monti con la rana della favola di tanti universi simbolici, la letteratura non fa che selezionare gli elementi di una determinata società, di un determinato momento della storia umana, selezionare gli elementi e rimontarli, ricostituire gli elementi selezionati in una struttura che voglia essere una rappresentazione di ciò che quella società pensa di se stessa, si augura di se stessa, vede che futuro essa vede, che prospettive essa vede per sé. Io quindi, nel corso del mio lavoro sulla storia della letteratura russa, è ovvio che un momento fondamentale di cesura storica, indubitabile, uno forse dei pochi momenti di rottura, di periodizzazione, periodizzanti storici sui quali non si possa dubitare, è la rivoluzione russa, che spezza in due metà questa, cioè la storia di questo paese, naturalmente anche quello della sua cultura, dei suoi istituti culturali, dei suoi intellettuali, della sua letteratura. Quindi pensavo che, a un certo punto ho pensato che per capire meglio la letteratura di questo popolo e la sua cultura fosse necessario approfondire il momento propriamente storico, anche perché comunque nel corso degli anni di materiale storico, fattuale, di testimonianze su quello che è accaduto in quell'anno
terribile, grandioso, che è stato eliminato dal 117, ne avevo raccolte molte, ho cercato quindi di raccogliere il materiale che avevo nel frattempo trovato e di aggiungere altro, fare per un po' di tempo un lavoro di tipo più storico, anche se io dello storico di professione, io visto storico di professione ho cercato di non scimmiottarlo, non essendo io tale, spesso gli storici parlano ad altri storici, si confrontano su questioni dibattute dalla loro disciplina nel corso del tempo. Io conosco abbastanza bene la letteratura storiografica sulla rivoluzione d'ottobre, sulla rivoluzione russa d'ottobre, sono dei momenti di questo processo. Ho cercato di partire come da zero, sia a partire dal basso, dalla vita quotidiana di coloro che si sono trovati a fare i conti con questo avvenimento, quindi da chi non sapeva cosa sarebbe successo il giorno dopo. E forse la cosa più difficile per noi, diceva un grande studioso di Dostoevskij, io posso sapere tutto quello che sapeva Dostoevskij se lo voglio studiare, ma la cosa più difficile è fare finta di non sapere ciò che Dostoevskij non poteva sapere. Io devo calarmi nel suo mondo, in quella che era la sua consapevolezza del mondo, se voglio ricostruire il lavoro che lui ha fatto. Questa cosa vale anche, ed è molto più complicata dal fatto che i personaggi sono potenzialmente infiniti. Quando studi la storia di un periodo, non sappiamo cosa è avvenuto dopo, loro non lo sapevano. Quindi la cosa forse più interessante è stato riscoprire i quotidiani che giorno dopo giorno cercano di dare un senso alla pluralità di direzioni, di prospettive che quell'evento sembrava stare offrendo loro, attraverso i diari, attraverso le testimonianze, cercare di partire da questo e di quindi costruire un lavoro che cercare di raccogliere la sfida di quello che secondo me è il principale paradosso. Noi abbiamo a che fare con un evento che non è, è accaduto come di punto in bianco, è iniziato in modo del tutto inatteso da parte di chi vi ha, anche di chi sperava che avvenisse la rivoluzione di febbraio, l'inizio di questo processo, quando nessuno si era capezzato su cosa si dovesse fare da questo momento in poi, dove tutto sembrava entrare in discussione, però anche dare conto di quelli che sono invece i fondamenti, il lungo periodo di questa frattura che nessuno si aspettava in quel momento, ma in modo sotterraneo la Russia si era preparata un po' come un terremoto, nessuno sa quando arriverà, quando arrivi non te lo aspetti, ma la terra, ma le falle sotterranee hanno lavorato a lungo. Faccio un esempio, poi faccio un ultimo esempio, anche per spiegarsi il perché sia successo questo proprio in Russia. È chiaro che la rivoluzione viene dalla prima guerra mondiale, ma non solo, la Russia vi stava partecipando. Nell'agosto del 1917 anche a Torino ci sono dei moti delle operaie, iniziate dalle operaie alla cintura, operaia di Torino per il pane, per il ritorno a casa dalla guerra dei maniti. Le operaie di Torino sciamano il cielo, ci sono dei discorsi, ma Torino non è diventata la Pietrogrado d'Italia. La rivoluzione è avvenuta in Russia, nel paese dove i marxisti, i socialisti di impianto marxista, meno di ogni altro avrebbero pensato che ci sarebbe potuta essere una rivoluzione che da subito comincia ad assumere tratti di tipo socialista, per non dire quello che è avvenuto dopo. Perché proprio lì, in quel momento? E qual è il rapporto fra l'inconsapevolezza di chi deve gestire il qui e ora di tutti i giorni e le cause, i presupposti di lungo periodo che nel frattempo si erano accumulati? Io ho cercato di pormi questi due obiettivi quando mi sono messo a lavoro su queste cose. Volevo aggiungere un'ultimissima cosa: io ho anche scritto una storia del marxismo russo, soprattutto sul marxismo pre-rivoluzionario. In Italia sono uscite alcune parti, ma la versione extra large uscita in Russia, in lingua russa, e quindi chiaro che anche tutto il lavoro fatto nello studio dei dibattiti fra i marxisti russi prima della rivoluzione, tanto di quel materiale dovesse condizionarmi poi anche e aiutarmi nel lavoro sulla frattura rivoluzionaria del 1917. Grazie. Sei stato dei tecnici.
lavorare nelle biblioteche, anche lì cercavo però opuscoli
sui contadini, sui socialisti rivoluzionari, mai. Ma mi fece impressione guardare i cataloghi che non c'erano di Bukharin, di Trotsky, non c'era nessuno. Anche se lo sapevo già mi fece impressione, insomma, stesso. Fu utile perché raccolsi tanto materiale. Poi dopo sono andato in giro per l'Europa, a Helsinki, a Parigi, a Londra, a Vienna, a Monaco, per raccogliere, prima che si aprissero gli archivi, per raccogliere materiale sulle rivoluzioni russe, perché già allora dicevano, ma sono tante le rivoluzioni, cerchiamo di mettere, di capirci qualcosa su tutti i partiti. Insomma, da allora il mio compito, e l'ho realizzato in 30 anni, 30, 40 anni forse, è dare un compito ai protagonisti della rivoluzione russa, a tutti i protagonisti della rivoluzione russa, non solo ai vincitori, anche ai vinti, ma anche ai vincitori. Il voto bisogna darlo ancora, e io qui mi fermo qui, e al principale, quello che viene considerato il principale protagonista della rivoluzione russa, cioè Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, e anche lui aspetta ancora sepoltura Lenin, e secondo me aspetta ancora qualcuno che gli dia un voto, perché il voto di Lenin non lo conosciamo ancora. Io credo di averlo afferrato, ecco, non è cosa semplice, non hanno afferrato né gli agiografi né i detrattori, lo considero un personaggio nefando, ecco, lo dico subito, nel senso che il risultato della sua opera è stata nefanda, però un personaggio molto, tutt'altro che semplice, un personaggio complicatissimo, complicatissimo, che poteva realizzare tante cose positive, però le ha realizzate solo in maniera negativa. Però chi era, cosa pensava davvero, cosa voleva, non è facile. E tutti gli altri, viene noto, Trotsky no, Stalin noto, il voto già di Trotsky e di Stalin è più facile da disegnare, quello di Lenin è difficile, quasi impossibile. E tutti gli altri socialisti rivoluzionari, liberali, menscevichi, piccoli e grandi, piccoli, umili, operai, contadini, ecco, cosa avviene in un villaggio, cosa avviene in una fabbrica, i comitati di fabbrica, i comitati agrari, i soviet di villaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la mia rivoluzione russa, questo è il lavoro che ho cercato di fare girando per il mondo. Poi quando si sono aperti gli archivi, invece di buttarsi come facevano tutti gli americani, che arrivavano lì da tutto il mondo con i loro computerini, le tasche piene di dollari e di euro con cui pagavano i ricercatori russi più bravi di loro, che sapevano almeno leggere i testi non da Dio scritti, non sapevano nulla, non sapevano nulla, pagavano e così ottenevano tutti i servizi. Io invece di guardare anche tanti documenti del partito che non erano stati pubblicati, però in un'occasione, 2 settimane, mi lessi tutti i verbali del Partito dei Socialisti Rivoluzionari di Sinistra, 1500 pagine, così capì il momento cruciale della rivoluzione russa, però era il 1918, non il 1917. Mi fermo, quindi la rivoluzione russa per me è una cosa molto diversa da quella che voi leggete in tutti i libri, perché io credo di essere arrivato a questa conclusione leggendo i testi del 1905, 17, 18, 20, 21, 19, eccetera, eccetera. Grazie. Allora, io prenderei, diciamo così, la palla al balzo. Il professor Ettore Cinella parlava del volto di Lenin, dare un volto a Lenin. Ecco, allora, perché non provare a tratteggiare questo volto con l'abide, diciamo, pennellare, perché, ecco, leggendo i vostri libri emerge chiara una differenza, insomma, una differenza di approccio e di giudizio storico anche. Ecco, come diceva Cinella, per lui Lenin è un personaggio pernicioso, cioè un personaggio che ha spezzato il movimento socialista internazionale. Io arrivo a dire che secondo Cinella Lenin ha mistificato, introdotto degli elementi di mistificazione nella tradizione socialista, e l'esito bolscevico della rivoluzione russa è per lui appunto un abisso. Invece per Kant
fatti le cose non stanno così. Il libro di Gardi si chiude con un'immagine, quella dell'operaio che costruisce, quindi c'è questo elemento fortemente progressivo, c'è questo battere su una nota progressiva del fenomeno rivoluzionario anche nel suo esito bolscevico. Ecco, io partendo di qui, se i nostri due ospiti possono provare a delineare il volto di niente in connessione al loro giudizio complessivo del processo rivoluzionario. Ma io probabilmente sarebbe troppo facile se io rispondessi a questa domanda tentando di estremizzare all'opposto la definizione che l'amico Ettore Cinella ha dato della figura politica di Lenin. Naturalmente noi stiamo parlando di costruire questa figura, il suo volto. Io spero ci chiedate di farlo dal punto di vista dell'attività, dell'azione politica, perché una figura umana tutto tondo forse si entrerebbe più nel campo dell'arte, della grande tragedia shakespeariana. Quindi parliamo anche di un uomo politico, sarebbe troppo facile, scontato, se io rovesciassi la cosa estremizzando una definizione dove volessi dare una visione apologetica di Lenin come genio della politica, dell'urgo, di un nuovo universo sociale, politico, di un mondo migliore, un uomo che ha capito tutto e a cui tutto è riuscito secondo i suoi piani. Evidentemente non è stato così. E una figura sicuramente molto complessa, contraddittoria. Il problema è che io non voglio dare una definizione di questo genere, più perché non credo che Lenin sia stato una sorta di dio luminoso, ma anche perché non credo in una concezione dualistica della storia dove, magari in un suo evento come la rivoluzione russa, una rivoluzione dove agiscono da una parte un lato oscuro e dall'altro il lato luminoso della forza, con Lenin che diventa una sorta di Darth Vader che fa poi a un certo punto precipitare tutto dal lato oscuro. Io non credo questo, penso davvero perché la rivoluzione russa sia stato un fenomeno complesso, contraddittorio, drammatico nelle sue contraddizioni, che si sono andate approfondendo, radicalizzando, e hanno subito un processo di incrudelimento durante quell'anno, proprio perché erano il punto di caduta di contraddizioni, di processi che andavano avanti da secoli in quel paese. E Lenin come figura, se non la principale, certamente una delle principali di quel processo rivoluzionario, certamente ha svolto un ruolo contraddittorio, ha cambiato idea su diverse cose. Io parlo di Lenin del periodo della guerra e della rivoluzione. Naturalmente sarebbe assurdo cominciare dal periodo in cui era disegno in Siberia, scriveva i saggi sul sviluppo del capitalismo in Russia, fine anni 90 dell'Ottocento. Intanto diciamo una cosa: il Lenin di questi anni è un prodotto della grande guerra. Lenin subisce con l'inizio della guerra e col voto a favore dei crediti di guerra da parte dei partiti socialisti, socialdemocratici e dell'Europa occidentale, ha una crisi umana ancora prima che politica. Quindi il lato umano comunque ogni tanto viene fuori. Lui fino a quel momento si era sentito parte, una parte con delle sue peculiarità, ma del socialismo europeo. Da questo momento in poi lui trae tutta, dall'inizio della guerra, lui trae conclusioni che siamo entrati in un periodo strutturalmente nuovo della storia d'Europa, della storia del mondo, della storia del movimento operaio, e che vanno coniati strumenti nuovi per gestire questa situazione. Quali sono questi? Intanto lui dà un'analisi complessiva della guerra come guerra imperialista, ossia l'imperialismo che è transnazionale, poi ci parleremo di globalizzazione, va travalica gli stati nazionali e li usa come pedine di scontro per accaparrarsi una guerra di rapina, i vari mercati coloniali, visto che in Polonia ormai
cioè il mondo è stato tutto colonizzato, non c'è più niente da conquistare, e ha cominciato una guerra di rapina tra questi stati imperialisti, ma l'imperialismo è uno solo. Bene, in questa catena di stati imperialisti, l'anello debole è uno, è l'impero russo, per tutta una serie di motivi, viene di attribuito che non starò a dire. Questo anello deve cadere. Queste sono cose che attualmente viene scritta nel libro, nell'opuscolo Imperialismo, fase suprema del capitalismo. Cadrà proprio in Russia questa catena dell'imperialismo mondiale, e la guerra imperialista si trasformerà in rivoluzione mondiale. Lui in realtà non credeva che la cosa sarebbe successa molto presto, ancora nel gennaio del 17, stando in esilio in Svizzera, dominerà pubblicamente che avrebbe mai visto le grandi battaglie rivoluzionarie. La rivoluzione in Russia accade, lui fa una sorta riassettaggio complessivo di tutte le proprie categorie. Questa rivoluzione in Russia è cominciata, una rivoluzione che stava prendendo caratteristiche molto particolari e il cui processo era evidentemente in fase ancora aurale. Poi potremmo parlare di quelle che erano le contraddizioni sul campo in quel momento, e Lenin decide che la rivoluzione non può finire con un compromesso di arco costituzionale, con una soluzione condivisa, la creazione di un'architettura istituzionale costituente, una costituente condivisa da una costituente, diceva di volerla, condivisa tra forze borghesi, liberali, democratiche e socialisti i socialisti anche a quei tempi, così come oggi, vediamo dove ne mettevano due, facevano subito tre correnti diverse. Lenin ritiene che si debba passare a un grado superiore di democrazia. Siamo una democrazia sovietica, sono nati i soviet, che all'inizio non sono molto altro che l'espressione del sono sindacati di base delle forze proletarie urbane, poi si aggiungono i soldati e in ultima istanza anche i soviet contadini. C'è bisogno di creare una... Noi Marx non poteva rispondere a domande che ai suoi tempi era impossibile porsi, ossia quale sarà il futuro assetto istituzionale, quale sarà la futura democrazia gestita dalle forze popolari, dalle forze proletarie. Lui dice, ecco, i soviet sono la possibilità ulteriore rispetto alla democrazia borghese. La democrazia borghese isola l'individuo in modo surrettizio, noi siamo soli nella cabina elettorale, noi ci esprimiamo a distanza molto lunga da una volta all'altra, come entità individuali, singole, noi siamo deboli, siamo influenzabili dai quelli che noi chiameremo poteri forti. L'uomo è capace di esprimere autonomia, la propria scelta, la propria volontà, le proprie scelte, solo all'interno del collettivo di cui fa parte, solo all'interno del collettivo di lavoro, di produzione, come c'è un organismo di lavoro, di produzione. Ecco quindi che il soviet diventa una forma di democrazia superiore. Chiudo, perché non possiamo, ci sarebbero tante cose da dire chiaramente su Lenin e su come pochissimo di quello che lui prevedeva si sia realizzato in quella forma. Ma ho detto, la rivoluzione è un processo contraddittorio. Proprio questo mi ha sempre stupito in positivo di Lenin, la sua capacità, e qui siamo nel periodo immediatamente post-ottobre, di reagire alle situazioni che si vengono ponendo giorno dopo giorno con una velocità quasi cinematografica, tutto cambia giorno dopo giorno. Lui di fronte a ogni situazione che gli appare, tutta insieme di fronte, noi vediamo il qui e ora, tutto insieme, noi in via che in qualche modo dobbiamo gestire, ma non sappiamo dove prenderla, dove afferrarla, soprattutto in via come quella, dove nulla poteva essere dato per scontato. Lui riesce in modo, dal mio punto di vista, da quel qui davvero geniale, a capire in ogni momento, intuire qual è il punto su cui agire, il punto da rovesciare per rovesciare i rapporti di forza. Fa quanto tempo? Posso parlare? Due minuti? Tre esempi, secondo me, molto evidenti di questo.
costituzione deve, cioè, deve capitolare di fronte ai temi interi centrali, perché il paese è completamente distrutto, l'esercito non esiste più, bisogna che fanno la pace. Molti bolscevichi erano contrari che fanno la pace, volevano una vagheggiata, una guerra rivoluzionaria. Lei dice no, dobbiamo firmare. È una tragedia la pace in Brest, certo che è una tragedia. Dobbiamo dare immensi territori molto popolati con grandi ricchezze economiche. Siamo rincacciati nei confini del 600. È una tragedia, ma la Germania, con Birmania, questa guerra la sta perdendo. E fra pochi mesi, che ci sia stata la rivoluzione mondiale e che sia una Germania socialista, o che non ci sia stata la rivoluzione, che sarà semplicemente una Germania borghese ma sconfitta, questi territori ci dovranno dare. E così è stato. Secondo esempio, la guerra civile. La guerra civile, la Russia bolscevica è circondata da tutte le parti, dalle forze più disparate, è apparentemente più debole dal punto di vista militare. Lei dice, la situazione è disperata? Sì, sembra disperata. Siamo accerchiati, ma noi lottiamo per un programma preciso, siamo pro alcune cose, contro altre, tutti sanno per cosa ci battiamo. Tutti sanno per cosa li chiamiamo alla lotta. I nostri nemici che ci circondano sono tra loro sono completamente divisi sul programma. Ci sono i monarchici che vogliono il ritorno dello zar, ci sono i liberal democratici, ci sono divisi anche loro in varie correnti, ci sono i liberal socialisti che avevano avuto tra l'altro dato non grande prova di sé nella zona da loro controllate agli albori della guerra civile. Ci sono gli anarchici, ma no, ci sono i sostenitori nazionalisti di una Russia unica e indivisa, ci sono i popoli delle province, delle periferie dell'impero che si stanno ribellando per staccarsi, non hanno un programma comune, sono inconciliabili fra loro, quindi noi questa guerra civile la vinceremo. Terzo esempio, la guerra mondiale finisce, la rivoluzione che niente dava per scontata, lui pensava però alla rivoluzione in Russia come prima fase di una rivoluzione mondiale. Questa rivoluzione mondiale non avviene, la Russia sovietica è isolata fra nazioni che non sono occupate a combattersi, ognuna delle quali desidera la fine dell'esperimento sovietico. E lui dice, siamo circondati? Sì. Siamo deboli? Sì. La Russia è distrutta. Loro esteriormente sono più forti di noi, ma noi attraverso la terza internazionale, l'internazionale comunista che abbiamo appena creato, siamo in grado di portare il conflitto sociale, la lotta di classe, la lotta politica all'interno di ognuna di queste nazioni, siamo in grado di incendiare le loro colonie, di renderli deboli là dove loro traggono la loro potenza. E anche questo si è realizzato, perché è vero che la rivoluzione mondiale non c'è stata, ma il socialismo che nel 1914 era ancora un fenomeno solo dell'Europa, cioè solo europeo, anche americano, cioè del mondo occidentale, dal 1917 in poi diventa un fenomeno mondiale e l'Unione Sovietica diventerà poi un punto di riferimento anche per i paesi che non fanno una scelta socialista del terzo mondo. Penso a Nehru, fondatore dell'India indipendente. Chiudo dicendo una cosa. In questi mesi ho parlato di rivoluzione della rivoluzione russa in tanti contesti e sempre bisogna scegliere anche gli esempi giusti. Per esempio una scuola, mi ricordo, a Pescara, fece questo esempio. Non dovete pensare che i bolscevichi siano saltati addosso a un governo legittimo di un paese ordinato dove tutto stava andando bene, tutto sarebbe andato bene se non fossero arrivati loro a sciupare tutto. I bolscevichi hanno preso il potere nell'autunno del 17, in un paese completamente distrutto, senza un governo provvisorio che non tentava più legge da nessuna parte, che non aveva più monopolio della violenza. Loro, i bolscevichi, vieni qui, da una parte, io ho detto, pensate ai film di automobili americani, quelli con Vin Diesel, quando la macchina si butta giù da un dirupo e il guidatore la fa passare attraverso alberi, massi, cespugli, arriva miracolosamente fino in fondo al dirupo senza farsi niente, cioè sono i film americani, nella realtà non può succedere. I bolscevichi hanno compiuto questo miracolo, hanno preso un paese che si stava dissolvendo, hanno imposto a questa dissoluzione una sorta di regime di
dissoluzione controllata e dall'altra parte cominciavano a creare nuove istituzioni, i nodi di un nuovo sistema politico, gli albori di una nuova classe dirigente, un miracolo politico dal mio punto di vista, qualsiasi cosa si pensi poi degli esiti di tutto questo. Grazie. Io non parlo ancora della rivoluzione russa, ma io di Lenin, voglio parlare il volto di Lenin, va bene, il volto di Lenin, no, voglio parlare quello politico, il volto politico, umano anche, ovviamente, non ha dipinto socialismo, non viene in azzurrino, veramente, non è certo perché non imparate nulla, nessun socialismo, adesso che è un'altra cosa peggiore del socialismo. Lenin era un ragazzo felice, fino a una certa data, fino al 1887, quando il regime zarista uccise il fratello maggiore, che era un grande cervellato, un poco di umorismo, di presto, ma quelle note che abbiamo conciliato Marx e populismo, doveva essere un ragazzo geniale, una sofferenza atroce, una famiglia distrutta, l'odio terribile che gli è dato, giustamente, regime, molti dicono l'odio è vero, ma si può anche capire, non è questo l'aspetto, il suo aspetto negativo. Comunque questo ragazzo riesce, perché tutto sommato la Russia zarista era meno orribile della Russia sovietica, della Russia staliniana, era molto meno orribile da ogni punto di vista, riesce a studiare, si laurea e va all'estero, qui all'estero. Scopre il mondo che non conosceva, scopre l'Occidente politico, scopre la socialdemocrazia, ci sono le sue lettere, lette dalla madre e dalla sorella, scopre questa città, Berlino, la scusa di studiare in biblioteca, va ai comizi della socialdemocrazia, si innamora del socialismo occidentale, si innamora della socialdemocrazia tedesca e questo amore lo manterrà fino al 1914. E questa aveva simpatizzato un po' per i gruppi populistici, il fratello era populista, Alexander era populista, e adesso diventa marxista, no? E marxismo russo che è violentemente antipopulistico ed è violentemente antimarxista, cioè deve sembrare una battuta, ma io ho cercato di mostrare nel libro che Marx alla fine della sua vita diventa populista, non è più. Ma che perché non c'era mai definito marxista, dice marxista, ma chi sono questi marxisti? Io non li conosco, non li voglio vedere. Ecco, e aveva contatto con i populisti, perché aveva un'altra visione, metteva in discussione le basi teoriche del capitale, eccetera, ma questo sarebbe un altro discorso che i marxisti ufficiali non hanno. Io ho provato a farlo, ma i marxisti ufficiali, insomma, c'erano di paraocchi, quindi. Non conoscono neanche Marx, questa è la tragedia, i marxisti non conoscono Marx, se lo vanno a leggere. Dicevo, Marx è marxista russo, marxista occidentale, seconda internazionale. E questo è già un po', già qualche tratto, ma non basta. A un certo punto Lenin riscopre il populismo, all'inizio del Novecento, il dibattito sul revisionismo, ha il terrore del revisionismo di Bernstein, che in realtà è un grande dibattito perché vuol dire il partito operaio che agisce in una società aperta e quindi deve cambiare, non è più Engels diceva la rivoluzione di maggioranza, non facciamo più le barricate, conquistiamo la maggioranza in Parlamento, è un grande dibattito nel marxismo della seconda internazionale e Lenin lo rifiuta. Allora, rifiutando questo dibattito, riscopre il populismo, ma non il populismo economico-sociale, cioè il populismo che guarda i contadini come una realtà della Russia importante e da capire e da scoprire. Scopre il volto, diciamo, più settario del populismo, il giacobinismo russo, addirittura. Nel che fare ci sono delle frasi che lasciano intravedere la simpatia per Michalev, cioè il partito di rivoluzionari di professione,
Ecco, quindi c'è un marxismo russo, un marxismo europeo, un secondo internazionale, e una nuova maschera. Non sono maschere, lui ci crede, non sono maschere. C'ha tanti volti, ha tanti volti di tutti, e sono tutti genuini, sono tutti, qual è il vero? Se ci arrivo. Ecco, allora c'è quest'altro punto. Il rivoluzionario di professione. Un partito, un pugno di uomini, insomma un pugno di uomini, non contano le masse. Le masse devono essere plasmate. E tra l'altro il grande dibattito in Europa, no? Il rapporto fra le elite, le masse, eccetera, il capo, la folla. E un grosso intuisce alcune cose che si stanno dibattendo in Europa e ne dà una versione estremistica. Cioè della Giacobini, quella che è del populismo rivoluzionario, che lui è russo, cioè non si può, in Russia è un partito europeo, non lo possiamo creare, non possiamo creare la socialdemocrazia, dobbiamo creare il partito di rivoluzionario di pressione. E quando un'altra volta mi viene e ci crede, e così rompe con i mercedini, no? E così, questo è il che fare, il congresso del 1903, il secondo congresso, lo statuto del partito, tutte cose che probabilmente queste si sanno perché ci sono dei libri di storia. È finito, c'è già tutti questi bei volti, e qual è quello vero? Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo. Eccoci che a un certo punto scoppia la rivoluzione del 1905, che gli piace, che si aspetta, ma non si aspetta che la facciano i contadini all'inizio, e leggete le sue opere, giorno dopo giorno. All'inizio dice, ma questi contadini cosa vogliono? Non capisce il movimento contadino, perché si aspetta una lotta di borghesi e proletari delle campagne, perché lui, come i marxisti russi, tutti i marxisti russi, ma non Marx, tutti i marxisti russi non conoscevano la Russia. Questa è una tragedia, non conoscevano il paese che volevano cambiare, non conoscevano la Russia. Quindi non sapevano chi erano i contadini russi, cosa pensavano, cosa facevano. E immaginavano nelle campagne classi antagonisti. Borghesi proletari, naturalmente, potenzialmente, no? Potenzialmente, invece lui erano contadini. Quindi lei non lo capisce, ma a un certo punto intuisce. Sì, ci sono borghesi proletari, questo è lo strato più profondo, il primo strato, no? Questo è il marxismo russo. La società russa è una società capitalistica con residui feudali, e quindi le classi antagonistiche sono quelle della società capitalistica. Borghesi e proletari, poi sono dei residui. I residui sono i contadini, sono tanti, è un grosso residuo questo dei contadini. Ma lì non lo scopre. Lo scopre più degli altri, non lo scoprono tutti i marxisti russi, ovviamente, nel Cina, che se non lo scoprissero, allora è pieno di molte contadine, la epopea del 1905. Quindi scoprono i contadini, ma a un momento scopre la creatività rivoluzionaria delle masse contadine. Cioè diventa anarchico, bacunista, insomma, bacunista. Bacuni aveva esaltato i briganti, aveva esaltato le lotte spontanee delle masse. Lui fa qualcosa di simile nel 1920. Ecco allora un altro volto, quello anarchico, io lo chiamo il bacunismo sociale. Il bacunismo sociale di Lenin. E comincia ad avere già tante facce, tutte belle, tutte genuine, non sono maschere, non sono, no, no. Non è quella Togliatti aveva una sola maschera. Da un certo momento in poi, a fronte al padre dell'Ursa Rovina degli anni 20, non è stato più lui. Si è messo una maschera, che cosa fosse, quale fosse il volto di Togliatti, nessuno potrà mai dirlo. Ma Lenin no, Lenin non si metteva delle maschere, Lenin cambiava faccia, guardava la realtà e cambiava faccia. E siamo ancora al 1905, poi c'è la guerra mondiale. La delusione, ne ha parlato molto bene Guido Carpi. Cioè, ma l'odio verso la fede, però c'è una cosa in più, cioè tutti i veri socialisti restano sconvolti, no? Io sono stato socialista, sono nato socialista e moderno socialista, insomma. Socialista intendo socialista come quelli dell'Ottocento, cioè redistribuzione egualitaria, cioè, e questo è il mio socialismo, e non è il socialismo alla Craxi o alla cosa, no. Ma i socialisti erano sgomenti, erano sciocchessi, i socialisti italiani, che tanto erano sgomenti per la guerra, né a vedere né a salutare, era una formula
è una formula umanissima, diciamo socialisti non adiamo la guerra, ma non distruggiamo il nostro paese, una cosa terribile, una sofferenza terribile per loro. I socialisti internazionalisti e neutralisti si chiamavano, no? E erano anche Chernov, era Martov, eccetera, questa, anche Trotsky lo era, prima di diventare bolscevico, anche Trotsky, per alcuni aspetti lo rimase anche. Trotsky invece no. Viene a un certo punto comincia a nutrire un odio violento contro tutto, quasi tutto il socialismo europeo. E a questo punto allora questo nuovo mondo comincia a essere molto preoccupante, insomma, molto preoccupante, perché vuol dire quello che poi farà di fatto, cioè distruggere il socialismo europeo, perché è tutto marcio il socialismo europeo, tra le poche gruppi, e chi si sa, non si salva nessuno, perché non solo i socialpatrioti, ma anche gli internazionalisti, quelli che sinceramente sono contrari alla guerra, ma non sanno come uscire dalla guerra, non sanno come uscire, ma hanno una formula per uscire dalla guerra, e questi sono tutti condannati, bollati da Lenin com'è. Ecco, allora questo è il volto che gli viene dalla guerra, gli viene dalla guerra, ma Martov l'ha spiegato, il bolscevismo mondiale e la primitivizzazione della vita, gli storici ormai l'hanno dimostrato che la prima guerra mondiale ha rischiato di travolgere la società europea, di distruggere tutto, insomma sono cose che ormai io davvero mi sgomento quando sento qualcuno che ancora inneggia la prima guerra mondiale, il mondo dell'Italia, la prima guerra mondiale. La guerra mondiale ci ha regalato il fascismo, il bolscevismo, il nazismo, ci ha regalato il peggio. È un miracolo che non sia successo ancora di peggio, cioè in tutta l'Europa, ma solo in alcune parti dell'Europa. Non nel resto. E allora è questo Lenin che torna nel 1917 e si riporta tutti i suoi volti, però nel 1917 lo stato più profondo qual è? Però sono due, secondo me, due tra tutte queste, non le chiamo maschere, non sono maschere, sono facce diverse o occhi diversi che guardano la realtà in modo diverso. Sono due. Il più profondo è quello che io chiamo il bolscevismo sociale, cioè borghesi e proletari ci sono nelle campagne, questa è la dottrina sociale del bolscevismo, che nel marxismo russo portava alle estreme conseguenze, e l'altra il partito dei rivoluzionari di professione, il partito è la cosa più importante, che a volte viene dimentica, perché se non dimentica sembra dimenticarlo, anzi addirittura quando dimentica quello riprende. Cioè autunno 1917, diciamo i due volti, cioè il bacunista anarchico, le masse contadine, l'unico, e lui è quello che più di tutti capisce quello che sta avvenendo nelle campagne, la rivolta nelle campagne, la sciacquina contadina, no? Che è la incita, questo è il bacunismo sociale. Bacuni esaltava anche i briganti perché distruggono l'ordine costituito. Lenin esalta l'apocalisse che c'è, è un'apocalisse delle campagne. I soldati contadini, i soldati armati tornano, saccheggiano, distruggono, ammazzano, incendiano, insomma. È questa rivoluzione che Lenin esalta e fa il decreto sulla terra, che è il programma dei socialisti rivoluzionari, che non è solo una mossa tattica. Allora uno dice diventato anarchico il comunismo, ma no, perché nello stesso tempo vuole imporre la data dell'insurrezione, e questo sta rovinando, questo sta non sempre viene detto, anzi non viene detto mai, che Lenin stava per rovinare la insurrezione d'ottobre, l'ha salvato Trotsky, lo salvò Trotsky, che era un socialista europeo, anche se si mise una bella maschera bolscevica allora, una maschera che lo deturpò per sempre, insomma, però aveva ancora qualche lineamento di socialismo europeo, Trotsky. E allora Trotsky disse, facciamo una insurrezione d'ottobre, benissimo, ma leghiamola al congresso russo dei soviet, che fa se il partito bolscevico, che per quanto abbia tanti seguaci, è sempre uno dei tanti partiti, nemmeno il maggiore, e cosa fa per il potere, in nome di che cosa? Leghiamola al congresso russo, e questo salta l'insurrezione. Isterico in quei giorni, già da mamma l'avrebbe fatta già un mese prima, insomma, ma perché non la fate in soluzione, perché non la fate in soluzione?
nello stesso tempo da grande. Ecco, guardate tutti questi volti come questa volta il volto giacobino ha rischiato di dominarlo, ha rischiato di al potere. All'inizio si mette la, diciamo, guarda le campagne con occhi non marxisti, no, non del marxismo russo, voglio dire, quando dico marxista intendete il marxismo russo, cioè i contadini, tanto è vero che permette la legge sulla socializzazione della terra, la legge umanitaria, i contadini si sono pacificati. Io non guardo, io non penso che la storia ci sia il bianco, il nero, il bianco, tutt'altro. Io penso che la storia sia tutta nera, quasi tutta nera, cioè il bianco c'è cioè ogni tanto qualche figura luminosa che in genere perde sempre, noi amiamo, io almeno amo quei pochi che cercano di salvare la dignità e l'umanità e che lavorano per gli altri e che cercano di fare qualcosa per gli altri, la maggior parte, storia fango, sangue, immondizia, la storia umana, è quasi tutta così, tutta dall'antichità fino ad oggi, quindi no, non facciamoci illusioni. Eppure in questo grande immondezzario della storia umana ecco che c'è una pagina luminosa, vuol dire meno oscura, perché non ci sono morti, non ci sono, cioè i contadini che si spartiscono la terra, l'hanno avuta la terra, se la spartiscono, stanno buoni eccetera, gli indio ovviamente, perché ha questa ispirazione battonista, anarchica eccetera. A un certo punto però ci sono difficoltà reali, problemi anonimi, e c'è una crisi spaventosa, le fabbriche non funzionano, non ci dica non c'è il potere, ma le fabbriche funzionano, il controllo operaio non significa niente, gli operai si portano a casa quello che trovano in fabbrica, non perché sono ladri, ma perché vanno a vendere questi prodotti per mangiare, cioè questa è la situazione, certamente i bolscevichi prendono, hanno le reni in pugno, sono molto decisi, c'è il caos, lo sfacelo totale a cui loro anche contribuito, non è stato provocato da loro, ma loro ci hanno dato una bella botta, come si dice comunemente, insomma, allo sfacelo. Allora, in questa situazione non funziona più niente, i contadini non danno i prodotti, non li danno perché non hanno niente in cambio, ecco che Lenin rispolvera la teoria dei borghesi proletari. Ma come c'è stata una socializzazione della terra che ha distribuito la terra in maniera abbastanza egualitaria, lui stesso lo riconoscerà qualche anno dopo, e vengono di nuovo fuori i culachi, vengono di nuovo fuori i sanguisughi, no, sono contadini che non vogliono dare i prodotti, vogliono la terra, dice la terra, la apriamo noi, e noi diamo i prodotti se ci danno anche qualcosa. Allora, c'è anche il governo provvisorio, l'aveva fatto, sì, l'aveva fatto, ma non aveva sterminato i contadini, nel senso ogni governo ha fatto delle misure energiche. Ma c'è un problema di rapporto fra città e campagna, di come è un problema complicato, ma un problema che si può risolvere. Tant'è vero che l'aneddoto riuscì a risolvere, poi tanti anni dopo riuscì a risolvere. Trotsky lo propose addirittura in un momento di lucidità, proposte addirittura già nel febbraio del 1920, permettiamo ai contadini di lavorare di tenersi tutto quello che producono, tranne una parte che conseguono. Trotsky lo propose, cioè, quindi era possibile, era una possibilità di strada. Non è vero, ci sono sempre tante soluzioni allora viene a questo punto. È il più feroce nella lotta contro i contadini, e questo durerà 3 anni, distruggerà la Russia, distruggerà i contadini, non si chiederanno mai, perché insomma non si staccheranno per sempre dal bolscevismo, per sempre odieranno i bolscevichi, odieranno l'Armata Rossa, la distruzione del fenomeno di massa che c'è, solo quando arrivano i bianchi i contadini cessano la guerra contro i bolscevichi e ritornano nella Armata Rossa, ma appena vanno via i bianchi ricominciano. E il problema di Macron combatte contro i bianchi e contro i rossi, i contadini ucraini combattono contro i bianchi e contro i rossi. Insomma, viene a un certo punto, poi costruisce il comunismo di guerra. Non è vero che fosse una necessità, perché alla fine, quando la guerra civile è vinta, se voi leggete
leggete, cioè parlo di novembre, dicembre 1920, gennaio 1921, Lenin vuole coronare l'edificio del comunismo di guerra, la statalizzazione completa dell'economia, la follia pura, insomma, la follia pura. Improvvisamente, però, improvvisamente, scopre che i contadini sono contadini e soprattutto all'inizio non è tanto una visione lucida, quanto la comprensione che se non si cambia politica i bolscevichi sono spazzati via. Un appunto e lo testimonia: 1794 versus 1921, facciamo la fine della esperienza. E quindi a questo punto per me, ma non ho ancora delineato l'ultimo punto. Abbiamo tratteggiato, pure provato a tratteggiare il molto complesso di Lenin. Io passerei al piano, diciamo così, della leadership, a quello delle masse. Giustamente Cinella partiva sul problema contadino. Io vorrei adesso, appunto, di cosa abbiano bisogno queste masse. Sono contadini, però poi ci sono i proletari, gli operai. Carpi ha definito la rivoluzione russa una rivoluzione in primo luogo proletaria, riferendosi agli operai, tant'è che il suo libro, come dicevo prima, termina con questa figura, no, dell'operaio che costruisce. Ecco, professore, vuole delinearci il, diciamo così, i bisogni degli operai russi e in cosa consiste questa leadership, secondo lei, operaria? Ma forse possiamo prendere un discorso un po' più in generale, ossia, visto che parliamo dei bisogni delle masse, mentre fino adesso abbiamo parlato del leadership, in realtà poi è stato anche molto tratteggiato con il rapporto del leader con movimenti di massa. Comunque farei un discorso un po' più generale su quelli che sono state quelle che sono le grandi contraddizioni che hanno portato alla rivoluzione e che hanno anche influito sul suo decorso e sul suo esito, ossia quella situazione, quello sviluppo delle contraddizioni sulle quali poi la leadership va ad agire. Infatti sono cose di lunghissimo periodo e torniamo a parlare di campagne e di contadini. La Russia moderna nasce come Stato con un'economia molto arretrata, fragile rispetto a potenze occidentali molto più ricche e sviluppate. Quindi per potersi dotare di una infrastruttura, di un esercito capace di stare, di combattere ad armi pari con l'Occidente, di sputare il primato, deve imporre una politica di super sfruttamento proprio sui contadini, sulle masse rurali. Parlo del periodo, ecco, per comodità, da Pietro il Grande in poi, anche se si potrebbe andare anche prima, mentre in tutto l'Occidente, per esempio, se assistiamo alla fine della servitù della leva, in Russia c'è questa politica di super sfruttamento, di spremitura del contadino. L'agricoltura viene mantenuta in uno stato di sottosviluppo attraverso questo sfruttamento, attraverso la servitù della leva, che in realtà neanche è servitù della leva, ma è schiavismo personale, finisce solo nel 1861, ma il contadino russo rimane una fame atavica di terre e un legame molto fragile, molto contraddittorio col mondo cittadino, col mondo dello Stato, delle città, dell'economia, diciamo, sviluppata. Le città russe non erano come quelle occidentali, come quelle, ad esempio, italiane, dell'Italia del centro-nord, degli organismi produttivi, commerciali, bancari, sviluppo, un volano per lo sviluppo della società. Erano degli organismi parassitari dove svernavano i nobili o delle istituzioni militari. Quindi, i rapporti fra città e campagna dal punto di vista economico erano costituzionalmente endemicamente fragili. Questo è un
uno sfondo che batte e non di cui batte, molto appunto quando poi torneremo a parlare della guerra contadina, che io penso sia stata qualcosa che è cominciato prima di quanto è stato detto dal mio collega, che ha una radice molto più profonda dell'idiosincrasia dei marxisti russi o di Lenin. Seconda contraddizione, un sistema politico gravemente arcaico, ormai incapace di governare la modernità, il regime zarista, perché ricordiamoci che quando nell'agosto del 17 a Torino ci sono le sommosse, i leader socialisti italiani sono a mare. Quando nel febbraio ci sono le sommosse a Pietrogrado, i leader socialisti sono al confino, in galera o in emigrazione. Due situazioni molto diverse. In Italia la rivoluzione non avviene perché il regime liberale, con tutti i suoi limiti e il suo elitarismo, in qualche modo era riuscito a coinvolgere il socialismo, le masse attraverso i loro movimenti politici nel gioco politico. In Russia assolutamente no. Altra contraddizione, uno sviluppo industriale tanto veloce negli ultimi decenni quanto squilibrato, molto concentrato nelle due capitali e in altri luoghi della Russia, con masse di proletari, di operai, di fabbrica enormi, che venivano quasi tutti dalle campagne, la maggior parte di loro veniva dalle campagne, almeno seconda generazione, quindi un proletariato più radicale di quello occidentale, molto concentrato, più radicale perché con alle spalle ancora l'odio contadino per secoli di atrocità, di sfruttamento, di schiavismo, e radicale anche perché privo dei più elementari diritti politici e sindacali. E poi la guerra che fa franare, comincia a far franare prima ancora della rivoluzione di febbraio, il fragile e squilibrato organismo sociale, economico, politico dell'impero russo, dell'Russia, a cedere per prime non sono state le trincee, non è stato il fronte, a cedere per prime sono state le retrovie, è stato l'intero organismo sociale. I contadini vengono presi dalla guerra in un momento di modernizzazione e di modernizzazione a livello infrastrutturale, di coinvolgimento nell'economia di mercato. Le differenze sociali nella campagna russa fino al 1914 c'erano e si stavano andando approfondendo. Lenin era stato uno studioso di queste cose, come il capitalismo addirittura alla fine ancora degli anni 90 aveva studiato come l'economia di mercato si stava infilando nel mondo contadino e lo stava segmentando in settori diversi, ma ancora durante la guerra il mondo contadino torna a riarcaizzarsi, gli uomini sono quasi tutti al fronte, chi è rimasto e deve produrre, contrario alla produzione, si chiudono i contadini di nuovo nelle comunità, nelle famiglie patriarcali per fare fronte a una situazione in cui gli uomini sono al fronte, contraggono la produzione anche perché i mercati esteri chiaramente si sono chiusi durante la guerra, non ci sono più, era un mercato che si stava sviluppando in modo molto veloce verso le piazze occidentali del grano, del frumento russi, ma questo viene chiuso, adesso il contadino viene privato del prodotto del proprio lavoro da organismi di Stato, sto parlando ancora della Russia zarista del periodo di guerra, che gli pagano un prezzo fisso, cambierato, molto più basso del valore reale, quindi il contadino smette di produrre. Già le città, con le città si è avuto un rapporto molto contraddittorio, dice ma mi pagate poco, in cambio l'industria produce soltanto per il fronte, quindi non mi dà niente, non mi dà acqua, non mi dà zacco. Io riduco l'arativo e non vedo più niente, comincia una drammatica scollatura fra città e campagna. L'operaio non ha niente da mangiare perché dalle campagne non arriva nulla. Il contadino comincia a chiudersi le proprie aree locali, a ricreare dinamiche di autoconsumo. È vero, quella divisione tra settori sociali che nel mondo contadino si era cominciata a creare, va regredendo, il mondo contadino si va riarcaizzando. La politica di requisizione comincia nel 1916
e viene riproposta quel governo provvisorio, ma un governo che di per sé era ben poco in grado di farsi rispettare. I bolscevichi non va che cavalcheranno l'ondata della guerra contadina di esproprio delle terre ai nobili nell'autunno, poi si troveranno a gestire la stessa situazione ancora peggiorata. Un mondo contadino, adesso padrone di tutte le terre prese ai nobili, era un'intera classe sociale distrutta, che non avendo la città niente da dare loro, si chiude in sé, ma le città andavano in qualche modo sfamate per tenere in piedi quell'embrione di Stato che si stava formando, per dare da mangiare a quei popolari, a quella di industria che esistevano, a quella che era la Russia moderna, perché i contadini chiaramente cosa avevano in mente? Chiudersi nella propria autogestione, nel proprio autoconsumo, nelle proprie dinamiche locali e non dare più niente a una città della quale loro non fregava assolutamente nulla. Ma come sarebbe andata a finire la rivoluzione russa? Come nelle rivoluzioni messicane, pochi anni prima, vi ricordate Zapata, Pancho Villa, grandi epopee di liberazione dei contadini che però non sapendo esprimere una leadership, un programma politico di livello nazionale, finiscono in nulla e tornano i soliti generali di prima e la solita politica classista di prima. Addirittura peggio sarebbe finita come in Congo Belga, con una Russia distrutta, fatta a pezzi, in piccole aree frammentate, una delle quali sarebbe stata super sfruttata da un colonialista occidentale, perché solo il contadino russo poverino poteva, ignorante, poteva pensare che sarebbe potuto rimanere in una dinamica di autoconsumo senza che nessuno venisse a sfruttarlo e a imporgli un ordine da fuori. Quindi questi sono i problemi di cui si deve occupare qui la terra. Con orrori certamente eccessi che si usano i bolscevichi agivano del tutto a tentoni, quindi prima danno le terre ai contadini, poi dicono ci vuole la lotta di classe nelle campagne e mandano i comitati, creano i comitati di contadini poveri in una campagna dove non ci sono più tante stratificazioni. Prima c'erano, ma in anni e anni di guerra si erano andate molto semplificando. Problema della guerra, l'altro grande problema da risolvere dal febbraio all'ottobre è quello della guerra. Io credo che Lenin, per esempio, non ce l'avesse con i socialisti pacifisti per una sua deriva di carattere quasi psicopatologico, si odiava tutto e tutti, riteneva che non fosse praticabile l'opzione pacifista, nel senso che dopo la vittoria contro la caduta dello zarismo, il governo provvisorio si pone il problema di uscire dalla guerra, ma le opzioni erano talmente diverse. I liberali democratici, i partiti liberali non volevano continuare la guerra perché era importante per i loro ceti di riferimento. La maggior parte dei socialisti sarebbe stata anche a favore di una fine della guerra. Ci provano a caldeggiare, ma i tedeschi stavano vincendo sul fronte orientale e non ci pensano nemmeno a proporsi per una simile cosa, tantomeno le potenze alleate della Russia. Per quanto riguarda gli operai, io penso una cosa, essi sono stati, come ho detto, essendo molto concentrati a Pietrogrado, sono chiaramente, erano la classe sociale più compatta, più organizzata, che poteva esprimere più intelligenza politica e più capacità attraverso i soviet, che all'inizio non è bolscevico, perché Lenin lo dice, noi nel soviet, prima di fare la rivoluzione, noi dobbiamo essere maggioritari nei soviet, dobbiamo portarci dietro la maggioranza della classe operaia, all'inizio la maggioranza non ce l'avevano loro. E infatti in luglio ancora Lenin di fronte a un tentativo insurrezionale che i bolscevichi non avevano organizzato, dice andiamo cerchiamo, perché le masse operaie di Pietrogrado non sono ancora tutte con noi. In questo senso essi sono stati il motore di una rivoluzione che Lenin diceva non si può fare finché nelle campagne i contadini non si stanno ribellando, finché gli operai non stanno dalla nostra parte, in maggioranza, e lo diventano non perché Lenin facesse dei discorsi astratti, perché dal febbraio all'ottobre i bolscevichi sono il partito che guida tutte le lotte di rivendicazione sindacale in un
universo economico senza alcun diritto fino a quel momento. Chiunque, qualsiasi segmento della classe operaria, dentro Varese, che organizza lotte, rivendicazioni, scioperi, i bolscevichi sono in primo piano. Le donne, per esempio, qui anche cose che a noi possono sembrare un po', sarebbe bello oggi parlare anche del ruolo della donna, sarebbe notte probabilmente, anche segmenti tradizionalmente lontani dal socialismo, diciamo, dalla politicizzazione, come la lavandaria di Pietro Grado, atrocemente sfruttata, che in estate incrociano le braccia per ottenere diritti, e i bolscevichi sono in prima linea. A proposito, mi è venuto in mente, parlando di, chiaramente, della lavandaria sciopera di estate, perché d'estate c'è più bisogno di loro, perché i contadini russi, con questa fame di terre e con questo odio atavico, in primavera e estate del 17 si mantengono ancora abbastanza buoni? Cioè, le terre già cominciano ad espropriarle fregandosene allegramente di quello che diceva il governo centrale, ma non c'è la grande jacquerie contadina che esplode in autunno. Perché? Perché il contadino in primavera e estate lavora, deve seminare, deve raccogliere, e non solo lui lo deve fare, anche il proprietario terriero nobile deve essere lasciato seminare, raccogliere, poi quando avrà i danari per i pieni passeremo all'incasso. Ecco perché la jacquerie contadina esplode in tutta la Russia nell'autunno, e a quel punto Lenin dice: non rischiamo più di fare la fine della Comune di Parigi con la capitale che insorge e tutto il resto del paese non la segue. Il paese è già tutto nel caos. A questo punto noi possiamo fare quello che ho detto prima, ossia da una parte governare questa risoluzione, dall'altra tenere saldamente il centro, naturalmente presidiato dagli operai che purtroppo saranno massacrati durante la rivoluzione, che saranno il cuore dell'Armata Rossa, anche se c'è da dire questi contadini che tanto odiavano i bolscevichi hanno fornito una grandissima quantità di soldati all'Armata Rossa, e non in tutte le zone della Russia erano così compattamente antibolsceviche. Per esempio nella zona della Volga, dove c'era un'economia contadina tipo americana, con un esercito intero di gente che andava a farsi proprio affittare a giornata il proprio lavoro, buona parte dei contadini sostengono i bolscevichi, creano reparti all'Armata Rossa. Un grande comandante rosso di nome Chapayev, poi diventa anche un eroe un po' pop, veniva da quell'ambiente, veniva da quelle terre. Sono stato un po' caotico, non so se ho risposto bene, ma insomma è un argomento, capite, talmente ampio che da qualsiasi punto tu lo prenda rischi di creare una sorta di reazione a catena, a tragedia, a tutti i punti di questo fenomeno. Ma io parlo solo di operai, allora, di contadini, che ho parlato prima. Gli operai certamente furono una componente della rivoluzione russa di tante cose, c'è stata anche una componente, un'importante componente operaia, fu una rivoluzione dei soldati, una rivoluzione dei soldati, non dimentichiamo, non so neanche i paesi, no, ma lì sono milioni e milioni di soldati sotto le armi, che poi hanno, insieme ai contadini, i soldati poi diventano contadini, sono soldati contadini, sono soldati contadini. Quindi gli operai ruolo importante della rivoluzione, gli operai scatenarono la rivoluzione del 1905, gli operai erano tutti bolscevichi, gli operai, non dimentichiamoci i bolscevichi, cioè il movimento sindacale diretto dai bolscevichi nel 1917, cioè la crescita, si arriva a quasi 2 milioni di iscritti al sindacato, perché poi di fronte 2 milioni erano tutti gli operai in Russia, non è che fossero tantissimi, i sindacati sono contro. I comitati di base invece lì, i comitati di base invece, i comitati di fabbrica soprattutto, sono controllati dai bolscevichi, ma c'erano le armi, sono anche legalizzati. Il problema è che i bolscevichi riescono senza altro, bolscevichi è un partito piccolissimo, una setta all'inizio una setta di intellettuali e rivoluzionari di professione, con una piccoli nuclei operai in Russia, questo prima della rivoluzione del 5, poi hanno una base operaia, ma la base operaia è anche menscevica, diciamo gli operai sono a metà con i bolscevichi, a metà con i menscevichi. Nel 17 all'inizio i menscevichi erano tanti, perché tutti i soviet sono contro
padre di civile, poi dai socialisti rivoluzionari, e la radicalizzazione delle masse è un processo oggettivo, la radicalizzazione delle masse nel 1917. Quindi gli operai sono attratti sempre di più dal bolscevismo, dalle parole d'ordine semplici del bolscevismo: contro l'operaio, terra ai contadini, fine della guerra, soprattutto fine della guerra, quindi è chiaro che gli operai, ma sono operai coscienti, sono bolscevichi coscienti, questi. Ecco, una cosa che non è mai stata studiata, secondo me, io ho provato a farlo, un po' in questo libro, ma in altri libri, che non quel grosso della Luni di 800 pagine, ecco, dice un'analisi della metafora della struttura sociale del bolscevismo 17, dopo 16, cioè quanti gli iscritti, chi erano gli iscritti, composizione sociale, cioè una cosa difficilissima da ricostruire. E l'ho fatto un libro che adesso sto preparando, da Lenin a Stalin, in cui c'è un capitolo sulla metamorfosi del bolscevismo, metamorfosi sociale, cioè arrivano al, perché il bolscevismo diventa un partito di massa, ma assumendo elementi politicamente inconsapevoli o con una scarsa consapevolezza politica, e anche tanti elementi criminali, perché chiamiamoli plebei, insomma, c'è gente che aderisce al bolscevismo perché vuole tutto subito, insomma, come un po' i soldati, non è che sono bolscevichi coscienti, la pace, certo, la pace subito, la terra subito, andiamo a prendercela. Ecco, questi non sono bolscevichi come la vecchia guardia. Il bolscevismo, io una volta l'ho definito un vetrino, perché c'è la vecchia guardia, poi ci sono gli operai coscienti che aderiscono già nel 1905 e nel 1917, e poi c'è la gran massa che aderisce al bolscevismo. Questa è una massa informe, sono bolscevichi, sono la massa di manovra del bolscevismo, ma sono elementi anche infili, elementi anche crudeli, sono questi che formano a volte, che fanno le azioni per, anche le azioni peggiori. Quindi bisogna ricostruire anche la storia sociale, come ci sono bene. E in ogni caso gli operai falliscono la loro rivoluzione. I contadini se la fanno, la rivoluzione la vincono, si prendono tutte le serre e se le spartiscono fra di loro. Gli operai non ce la fanno. Gli operai si prendono, provano anche a prendersi le palle, cacciano gli ingegneri, malmenano, ammazzano qualche volta gli ingegneri, i capi reparto, eccetera, ma non cioè non riescono a far funzionare le fabbriche, poi era difficile, mancava il combustibile, mancavano le materie prime, ma poi non ci riescono, no? E ci vogliono delle competenze, il contadino sa coltivare, cioè c'è bisogno di un padrone, e gli operai invece hanno bisogno di un dirigente tecnico, no? In una fabbrica moderna, questa è un'altra tragedia. Davvero i bolscevisti lo capiscono, e dopo aver lanciato parole d'ordine, incendiare, controllo operaio, eccetera, centralizzano l'economia, direzione unica, non ne vogliono più sapere, insomma, di abolizione dello sciopero, eccetera, eccetera. Quindi gli operai non ottengono, sono quelli che dalla rivoluzione russa hanno ottenuto meglio di tutti, solo una madre consolazione di essere padroni dello Stato. Per alcuni aspetti sono stati anche, cioè lo Stato sovietico, lo Stato comunista, anche dopo, ma soprattutto dopo quegli anni 30, è stato uno Stato più. La composizione sociale degli organi dirigenti del partito, dirigenti della Stato, era quasi tutta di origine proletaria, di origine plebea. È il primo Stato plebeo della storia umana. Ecco, nello stesso tempo gli operai mai sono stati male, come in Russia. Sin da subito, gli operai o scioperano, o insorgono, e ci sono delle memorabili insurrezioni operai, oppure se il fenomeno non si nota è perché gli operai se ne tornano in campagna, c'era ancora un legame, si spopolano le città, le fabbriche chiudono, non funziona, quella con la sopra la guerra, e gli operai se ne tornano in campagna dove hanno un tozzo di pane, dove partecipano addirittura alcuni alla grande spartizione, hanno legami, è una caratteristica del proletariato russo. E quindi cosa resta poi della rivoluzione operaia? Per poco, resta solo una ideologia, non è sia che è stato un elemento fondamentale, un caposaldo della dottrina sovietica, dell'ideologia ufficiale sovietica, ma nella realtà gli operai non hanno mai contato nulla. Durante la rivoluzione sì, sono stato un elemento turbolento della rivoluzione, ma dopo hanno contato.
niente, perché i bolscevichi, chiamando gli specialisti borghesi, i cosiddetti specialisti borghesi, cioè quegli ingegneri che gli operai cacciavano via, poi erano assunti dai bolscevichi, i quali si rendevano conto, con grandi polemiche interne, un grosso, io ho cercato di ricostruire anche questo dibattito e questa questione, gli operai bufalini contro i dirigenti, e i bolscevichi che invece difendevano, e pagandoli anche bene, quindi questo dava molto fastidio agli stessi operai, ma tanto bene, i cosiddetti spezzi si chiamavano, gli specialisti borghesi, come nell'Armata Rossa. L'Armata Rossa funzionava perché Trotsky ha chiamato tutti gli ufficiali zaristi, se no stava diventando l'armata per le opere, con addirittura episodi di comunismo, episodi di crudeltà, uno sfacendo. L'Armata Rossa sotto Trotsky diventa un esercito regolare. C'è un'ideologia proletaria, ha una foglia di fico comunista, ma è in realtà un esercito dove contano gli specialisti, contano i militari, che sono gli spalli, il saluto militare, non è un esercito sognato da Jaurès, no? L'esercito dalla milizia popolare. E così nelle fabbriche, gli operai contano nulla. E si può vedere anche dopo, negli anni della NEP, perché viene sconfitto Trotsky, perché gli operai, i rapporti di polizia, dobbiamo leggere. Ora sono tutti, si può andare in archivio, comunque molti sono già stati anche pubblicati. I rapporti di polizia dicono che gli operai erano contrari, insoddisfatti del regime, perché sono stati peggio dal punto di vista economico. Si sentivano, secondo la ideologia ufficiale, erano padroni dello Stato. Nella realtà avevano solo la soddisfazione di cacciare via di casa il borghese, l'usciuli, e magari prendere una stanza a casa sua, ma per il resto facevano la fame più nera, stavano peggio che sotto lo zarismo, non hanno avuto nulla. I contadini non hanno avuto nulla, i vincitori sociali della rivoluzione russa sono stati contadini fino alla collettività. Negli anni 20 il ceto sociale che è stato meglio in Russia, secondo me, è stato proprio quello contadino, mangiava, aveva, poteva fare, diciamo, relativamente, insomma, un po' quello che voleva, insomma, sempre in termini relativi, lavorare a ferro con me. Quindi questa è un'altra tragedia della rivoluzione russa, una rivoluzione proletaria di nome, realizzata anche da molti, per non da tutti, perché c'erano anche i mescevini, perché fossero fantasmi i mescevini, insomma. E poi i socialisti rivoluzionari avevano anche una base, soprattutto i socialisti rivoluzionari di sinistra avevano anche loro una base operaria. Queste sono cose difficili da studiare, perché non c'è un libro, non c'è un giornale, bisogna andare lì con pazienza negli archivi locali, giornali locali, memorialisti, è una documentazione sparsa, difficile da raccogliere, ma va fatto questo lavoro. E allora si capisce la stratificazione anche della classe operaria, non è una classe operaria omogenea, alcuni hanno ancora legami con le campagne, e comunque la rivoluzione proletaria è fallita, nel senso che c'è stato uno Stato con una ideologia proletaria, con una base sociale proletaria, plebea in generale e proletaria. Tutti i dirigenti sovietici da Lenin 30 in poi sono di umilissime origini. Se vedete la composizione sociale del politico, del dirigente del Partito Comunista, è questa. A differenza, per esempio, degli Stati Uniti, che sono middle class, quasi tutti i presidenti americani vengono dalla middle class. E lì Khrushchev riesce, tutti quelli che voi che viene da un certo momento in poi, sono di umilissime origini. Ma questo non ha permesso agli operai sovietici di vivere meglio, perché hanno fatto una vita molto, molto, molto grande. Questo sottilità non ha avuto nessun privilegio, cioè quel poco di che c'era da mangiare, che è stato sempre un'economia che ha funzionato malissimo, l'agricoltura distrutta, eccetera, eccetera, no? Che ha funzionato malissimo e ha riservato soltanto per la guerra tutte le risorse più importanti, per la guerra e per i gerarchi, che erano operai, ex operai, Kaganovich erano operai, tutti quei danno, non sapeva leggere, ci sono delle testimonianze, una volta doveva scrivere un discorso Kaganovich, però e si rivolge a un segretario di Stato, questo qui lo scrive e Kaganovich lo legge. È contentissimo di dire, mai sapevo scrivere, non posso firmarlo io, no, lo firmo lei, l'autore delle idee sono sue,
stato pubblicato il carteggio catalogo stabile, cioè io mi sono arrabbiato perché quando andavo in archivio e si stava preparando questo carteggio, dicevo lasciate gli errori di ortografia, lasciate gli errori che questi che vedete in pronta plebea. Katanovich scriveva Mnoga Zielov. Ora il professor Buduca capisce, è come se dire molti bazzellette, è come se in italiano uno, ecco, immaginate, così scriveva, tanto è vero che si rivolge a Stalin, gli dice scusa, maestro nel senso letterale, se si Stalin correggeva, e questa è la scriveva. Ma questo vuol dire che gli operai sovietici sono stati, no, non sono stati meglio di prima, sono stati, perché è stato un regime con una base ideologica, ma l'ideologia non vuol dire niente. Non ci sono tanti regimi occidentali cristiani, no? Con una base ideologica cristiana. Pinochet non era un cristiano, ma voi lo giudicate cristiano il regime cileno. Ma Marx ci ha insegnato a distinguere tra quello che gli uomini dicono e quello che gli uomini sono. Allora, io direi di fare un ultimo giro. Io avrei delle questioni da porre, ma volentieri cederei la parola a chi fra voi volesse porre una questione. Sono state dette molte cose, ovviamente l'invito era a leggere, no? I lavori dei nostri ospiti, qui non possiamo fare altro che fornire qualche criterio di lettura, qualche spunto, no? Critico. Nessuno che ce la sente, no? Allora mi assumo io il carico. Allora, molte questioni, cerchiamo di scegliere. Allora, mi interesserebbe sentire la vostra opinione su un tema enorme, lo pronuncio in modo totalmente astratto, così poi voi lo concretizzate come meglio credete, e cioè il tema della continuità della storia russa e quindi del rapporto tra abbastanza di poco su questo fronte. Lo spunto è venuto dall'osservazione del professor Tinella sulla continuità inevitabile dal punto di vista, no, dei quadri tecnici, tanto dell'esercito quanto dell'industria, che è una questione appunto che ha radici oggettive. La rivoluzione, diciamo così, si propone come rottura radicale, no, del tempo storico, come rivolgimento radicale dei rapporti sociali, dei rapporti di potere, ma deve fare i conti con la sopravvivenza, diciamo così, e la ricostruzione di una struttura di potere, e per farlo deve inevitabilmente utilizzare materiali che il presente, che la realtà concreta mette a disposizione. Quindi questa è la prima questione. Magari è interessante anche per noi legare questa questione al tema della memoria dell'ottobre nella Russia, diciamo così, addirittura direi post-sovietica, e quindi magari con lo sguardo all'oggi. Voi avete il privilegio di poter, no, rendervi conto direttamente di quello che si dice oggi su queste questioni nella Russia putiniana. Ovviamente è banale dirlo, ma no, la memoria storica è una questione politica, e quindi evidentemente la lettura che nell'ottobre si dà in riferimento, diciamo così, al poi, risente dei rapporti di forza, no, all'interno del contesto presente. Aggiungo una piccola questione specifica, però c'è una connessione, secondo me, per il professor Cinella, riguardo a provare l'altro Marx. Il professor Cinella ha scritto questo libro interessante sull'ultimo Marx, mi interessa perché la tesi del Marx, dell'ultimo Marx populista, c'è il tema dell'Afshina, correggetemi, ecco la voce, cioè la comunità agraria, no? Allora a me interessa questo, anche lì, Sorcinella è attento, avete pure percepito, no? Al problema delle alternative storiche, no? Se ci fosse come alternative. Allora, quello è un tema interessante, sintetizzo totalmente per far comprendere poi la risposta dove si muoverà. L'ultimo Marx scopre la specificità della Russia, in qualche modo. Leggendo quel libro mi fece un'impressione tremenda a scoprire che Marx in 3 settimane si impossessa del russo per leggere direttamente, insomma, di originale studi sulle campagne, memorabili per un anno. Allora, la specificità russa è perché si collega al tema della continuità della storia russa. Allora,
come interpretare questo tema? No, da una parte c'è cioè, chi ha detto che tra Russia zarista e Russia sovietica la grande continuità è quella del dispotismo, cioè della struttura di potere, diciamo così, verticale e dell'asservimento delle masse, diciamo così, prima lo zar, poi al partito. Allora, siccome queste sono tesi che circolano di solito in forma ideologica, cioè deformata, no? L'appiattimento della Russia sovietica sullo zarismo è di solito che funziona una polemica, chiedo invece l'opinione dei nostri illustri ospiti che la declineranno. Mi rifiuto in modo categorico dopo due ore di affliggere il pubblico con delle disquisizioni sul rapporto fra continuità e frattura nella storia russa. Un breve cenno sull'universo. Naturalmente la questione è per noi fondamentale, nel senso che io ricordo quando finì il primo capitolo della, questo un po' sull'aspetto culturologico della cultura russa, quando finì il primo volume della storia della letteratura, io lo finivo con la rivoluzione del 17, quindi sostanzialmente da Pietro il Grande dall'inizio del 700 fino a tutto il ciclo imperiale della cultura dell'impero russo, finì dicendo quello che apparirà dopo gli sconvolgimenti dal 17 o anche dal 14, se vogliamo al 21, sarà un paese con una classe dirigente nuova, con altri istituti culturali, addirittura con una lingua diversa, pubblica, perché è chiaro che queste masse illetterate che vengono alla luce, questa rivoluzione che ha portato a dirigere il paese, a dirigere anche il discorso pubblico, a persone che erano state completamente tenute in margine queste cose fino a quel momento, cambia veramente tutto. Dicevo, da questo è un paese addirittura con una narrazione diversa di se stesso, addirittura con un nuovo nome, con un nome diverso. Quello che segue è altra storia davvero, dicevo così. E all'inizio invece del secondo volume sul Novecento, da 17 a oggi, tornavo su quella frase e dicevo, allora io sbagliavo, o meglio, non sbagliavo, ma vedevo il dopo dal punto di vista di un ciclo culturale che si è concluso con il 1917, nei confronti di qualcosa che comincia, ma nel momento in cui ho dovuto cominciare a raccontare la letteratura sovietica, non ho potuto fare a meno di vedere quanto di quel prima ci fosse nel dopo, quanti fossero i nessi strutturali che continuavano a funzionare in un mondo completamente cambiato. Quindi vedete, dipende proprio dal punto di vista da cui uno si mette. Se ragioni dal punto di vista del ciclo che si conclude, emergono i due punti di rottura, di fine, di frattura. Se ti metti dal punto di vista di ciò che comincia dopo, vedi anche tutti i succhi, le radici che comunque permangono, pure in un contesto come dove le rotture, le fratture, le distruzioni e i rivolgimenti non sono certo mancati. Sul Marx populista, probabilmente parlerei un collega che conosce queste cose molto meglio di me, io dirò solo un'idea che mi sono fatto, che sicuramente il collega Nico Cinella su cui non sarà d'accordo, sia che quando Marx dice sì, in determinate condizioni la Russia potrebbe passare al socialismo mantenendo la sua struttura, la sua base sociale attuale, senza passare per l'industrializzazione, io penso, e viene a un certo punto in uno suo scritto, non tradotto tra l'altro in italiano, ma in un'opera completa, in un appuntino proprio su queste cose, lui intendeva se ci sarà una rivoluzione socialista in Occidente, nell'Occidente industrializzato, la Russia potrà essere resa socialista senza dover passare attraverso l'industrializzazione. Io dubito che Marx pensasse che la Russia potesse rimanere contadina, agraria e arretrata senza che l'Occidente le venisse a rompere le scatole e infilasse tutti i suoi tentacoli dell'economia monetaria capitalista nei gangli di un'economia arretrata e contadina. Questo è quello che penso io. Credo che Marx intendesse questo, però penso questo. Volevo dire una cosa qui, veramente chiudo. Sul come oggi viene in Russia vissuta, dal discorso
politico-culturale ufficiale, quella che potremmo chiamare la cultura, della cultura putiniana, il momento della rivoluzione del 17. Ecco, io posso dire che Lumière è una macchia nera, per un motivo molto semplice. Cos'è la cultura putiniana, la politica culturale putiniana? Essa si basa ed è molto, è l'eclettismo allo stato puro, ma si basa su un assunto fondamentale, che la Russia è un qualcosa di ontologico, di immutabile, di sovrastorico, una sostanza ontologica, immutabile, sovrastorica dell'essere russo, che permane identica a se stessa attraverso tutte le apparenti, gli apparenti cambiamenti di decorazione. È una cultura, quella putiniana, che privilegia i momenti identitari, unanimistici, proprio di idea totalizzante di ciò che la Russia era, è e sempre sarà. Quindi si può utilizzare praticamente tutto, una sorta di minestrone. Va bene lo zar, perché lo zar, cosa c'è più identitario dello zar, dell'impero degli zar, che è qualcosa di altro rispetto al resto del mondo. Però può essere messo, può essere valorizzato anche Stalin. Stalin come vincitore della seconda guerra mondiale. In realtà, secondo me, non si è vinta mai Carlo Stalin, non tanto grazie a lui, ma questo è un altro discorso. Però naturalmente nel discorso ufficiale Stalin è il fondatore del grande impero. Può entrarci il clericalismo ossessivo, che oggi noi vediamo rivitalizzato in Russia, in modo del resto, secondo me, del tutto artificiale, perché in questi 70 anni la Russia è stata violentemente scristianizzata, anche perché, primo perché la, perché c'è una politica diretta a questo, secondo perché la Chiesa ortodossa non era, non aveva il patrimonio, la profondità e la potenza anche di resistere che poteva avere una grande Chiesa universalistica come la Chiesa cattolica. Insomma, si sono rotte delle tradizioni e non possono essere rivitalizzate in modo artificiale, ma viene comunque perseguito un clericalismo ufficiale, ossessivo. Tra l'altro anche particolarmente stantio e reazionario e in ostrapaesano, ma insomma. Però d'altra parte si può civettare con il linguaggio della malavita organizzata. Putin spesso usa delle parole del gergo mafioso, perché il gergo mafioso fa uomo che parla chiaro, non uomo del popolo, no? Noi siamo uomini del popolo, non siamo questi intellettuali magici. Si può fare propaganda contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti d'America che ci vogliono male, che ci vogliono distruggere, ma si possono rivitalizzare, si possono pompare tutte le feste commerciali americane, fino al Black Friday, tutte, perché naturalmente le feste commerciali significano benessere, opulenza, con Putin finalmente i russi stanno bene. Vedete, si può mettere insieme tutto il contrario di tutto, l'eclettismo puro. Una sola cosa non si può rivitalizzare, non si può utilizzare, la rivoluzione. Perché la rivoluzione è, per sua natura, divisiva, è divisiva, spezza la nazione, spezza, frantuma il corpo della società in opzioni radicalmente diverse. Quindi sì, si sono fatti convegni durante quest'anno, si è in mezza bocca qualcosa, si è detto di molto vago, ma fondamentalmente la rivoluzione quest'anno non c'è stata, è stata la grande assente dal dibattito pubblico. Dal dibattito pubblico esiste nei mezzi di comunicazione di massa, con serial televisivi mutuati dai format americani, dove essa viene presa in un serial su Trotsky, c'è stato per esempio, orribile, dove non solo la rivoluzione del 17, ma tutta la storia del movimento socialista russo in tutte le sue componenti è presentato come una congiura ebraica con i soldi dei tedeschi dell'Occidente, cosa assurda, i tedeschi, figuriamoci se nel 1903 davano soldi a Lenin, a Hanfe, a Trotsky, cioè a tutti i vari grandi, no? Cosa se ne facevano, cosa ne poteva importare. Quindi rivoluzione come fenomeno importato dall'estero attraverso l'agente ebraico, cosa a cui Trotsky fisionomicamente si presta anche abbastanza bene. Questo è il livello di cui tutto ciò viene narrato per la cultura di massa, e evito di commentare perché mi sembra vero questo. Grazie.
E io parlo solo di Max. Immagino tu sia d'accordo. D'accordo con quasi tutto quello che hai detto, tutta l'ultima parte, senz'altro, dalla prima all'ultima parola, insomma, della continuità, è un problema grossissimo, comunque sostanzialmente sono sempre Max. Il problema non è che Max non si occupa solo della Russia. C'è un tormento intellettuale di Max negli ultimi 10 anni di vita, testimoniato da centinaia e centinaia di appunti, di manoscritti, cose che non sono mai state pubblicate, sono appunti di lavoro, sono schede di libri, e poi c'è il carteggio con i condanni del sonno per 10 anni, sono lunghe lettere che scriveva e riceveva, insomma. Cioè, è un ripensamento. All'inizio Marx della Russia pensava a queste cose, diceva questo è un paese di schiavo, un paese non l'amava perché tutta la cultura democratica ottocentesca, liberale democratica, non come adesso lo chiamano la Russia, allora non amava nessuno, perché era il gendarme d'Europa, perché il paese che aveva schiacciato la rivoluzione ungherese, il paese che faceva paura, il paese che perseguitava i rivoluzionari, il paese che era privo di libertà, il paese autocratico, insomma questo lo sapevano tutti, lo dicevano, e quindi era unanime la condanna di Marx, faceva parte di questo grande coro, no? Che non entro adesso nei dettagli, quando l'immagine si capovolge della Russia dopo le guerre napoleoniche, insomma è un grosso problema, ma questo è un dato di fatto. A un certo punto però Marx riceve la notizia che stanno traducendo, vogliono tradurre il Capitale in Russia. All'inizio ci scherza, dice, ma questi russi, questi sono sempre in carcere, i nomi di russi fanno nulloni, sono in carcere a ricerca di novità, e quindi per loro ma che ottoneria il mio libro, no? E questa è la prima reazione, ma dopo, vedi che fanno sul serio, cioè il libro è una ottima traduzione, che ha una grande diffusione, 900 copie si vendono in pochi giorni, il Capitale, uno di voi ha mai letto tutto il Capitale, insomma, 900, in Occidente non si vendeva allora quando tutte queste copie, quindi, e allora corrispondenza con Daniel Son, che infatti gli manda un libro sulla classe operaia in Russia, di Berlin Fierowski, che in realtà era la classe lavoratrice, no? E Marx dice, questo libro interessa 500 pagine, io voglio capire cos'è sta classe lavoratrice russa. E impara il russo, abbiamo anche tutti i quaderni, gli esercizi grammaticali, lo impara in me. Dopodiché chiede sempre di libertà, se da nessuno gli manda libri, a un certo punto gli manda volumi e volumi dei lavori della commissione tributaria, cioè diventa un grande esperto della Russia. Ha un centinaio di libri nella sua biblioteca, ma tutti i documenti e poi tutti quelli che riesce a leggere, che diventa a contatto con i rivoluzionari russi, con la Rota delle Foglie, cioè con... Ma questo è solo un aspetto, non è solo questo. Rifà il Capitale, c'è l'edizione francese del Capitale, esce nel 76, Marx la modifica alcuni punti essenziali. Quando si dice che il capitalismo è un fatto universale, e tu lo corregge dicendo che è un fatto avvenuto in alcuni paesi dell'Europa occidentale. Questa è la grande metamorfosi, la rottura epistemologica, insomma. Cioè non è più un processo universale, e questo è solo l'inizio, qui siamo ancora nel 76, e poi studia l'India coloniale. Anche lì aveva bollato le comunità indiane come reazionarie, così come aveva bollato la comunità contadina russa. Ci sono lettere, ma addirittura aveva scritto degli articoli negli anni 50 e all'inizio degli anni 60 su queste cose. Adesso invece comincia a interessarsi della comunità, ristudia tutta la storia dell'India, e comincia a dire che è una comunità solida, valida. Comincia a studiare l'indiano americano, gli irochesi,
di Ancient Society di Morgan, studi di antropologia, come ristudia la Grecia classica, no? Studia Roma arcaica, cioè tutto il mondo primitivo, insomma, questa è la grande novità. L'uomo che aveva studiato il capitalismo e guardato dall'alto in basso il mondo primitivo, il mondo pre-borghese, come mondo destinato, già scomparso, come sta scomparendo e che non ci può insegnare nulla, adesso va disperatamente in cerca di questo mondo che sta scomparendo, ma non è ancora scomparso, per lui è vitale, lo dice, la comunità contadina russa è vitale la comunità indiana, e lo zarismo che attacca, le minacce viene dall'esterno, la comunità indiana è minacciata dal colonialismo dall'esterno. Non è una discriminazione, questa è la differenza rispetto al marxismo russo. E allora una riflessione non parla più di rivoluzione in proletaria in Occidente. Per la Germania ci sono delle interviste, ci sono anche altre, ho raccolto di documenti, no? Un'intervista con un giornalista americano, un'intervista con... E non viene, non parla più alla fine degli anni 70. Non parla più della rivoluzione proletaria in Occidente. Secondo me non ci crede più. Per l'evoluzione del socialismo inglese, del tradizionismo inglese, e il gradualismo, e il riformismo in Germania, cosa si aspetta in Germania? Si aspetta una rivolta dei soldati contro il militarismo tedesco. C'è una rivoluzione democratica. Ma com'era la macchia del socialismo? La Germania. E c'era un grosso partito operaio, anche se perseguitato ancora sotto prima. Quindi è questa, cioè è una metamorfosi. Lei, noi abbiamo tutti gli, non scrive più, è stanco, è vero, insomma. Cioè a un certo punto si interroga. E il Capitale per lui è un'opera importante, ma diventa non più un'opera teorica, diventa solo un'opera storica, cioè la descrizione di quello che è avvenuto in alcuni paesi dell'Europa occidentale dal Medioevo. Dalla fine del Medioevo all'inizio dell'età moderna. E vi pare poco questa metamorfosi. Insomma, ci sono gli abbozzi della lettera di Rasasucci, e lì è tutto un programma di lavoro, insomma, lì sono cose carissime, sono pagine molto umane, sono abbozzi. Poi, se che la risposta di Rasasucci, perché odia i cosiddetti marxisti russi, vuol dire che cambiano. Dice, questi marxisti russi vogliono fare la rivoluzione russa e vengono in Occidente. E ama invece i comunisti, la rotta vogliono, che combattono, che pagano un prezzo, che sono perseguitati dallo zarismo, insomma, queste cose sì, certamente, ma non sono queste le cose più importanti. Quello che importa sono gli abbozzi, sono tre abbozzi di una ventina di pagine l'uno, che sono il frutto di tutte le sue riflessioni. Cioè se uno non ha letto tutti i quaderni di appunti sull'India, sulla Russia, non è solo la Russia, è il punto di partenza la Russia, ma poi c'è l'India. Gli inglesi, gli irochesi americani, la struttura democratica, cioè vede la democrazia nel mondo primitivo e non nel mondo invece. Quindi è il rovesciamento della prospettiva del manifesto del Partito Comunista, di Grundris, cioè questa liberazione, la liberazione dell'uomo che avviene con la separazione tra lavoratori e mezzi di produzione, cioè che è un fatto che porta a orrori, eccetera, eccetera. Alla liberazione dell'uomo, non è più così. L'uomo vede l'uomo primitivo, quello legato alla comunità, e dice chiaramente poi che la Russia può utilizzare benissimo, perché è l'Occidente che ha sofferto tanto per creare l'industria moderna, la tecnica, tutto il progresso economico. La Russia se lo trova già pronta. E la tesi di Cernyshevsky, molto Cernyshevsky, lo cita nell'edizione tedesca del Capitale, dice un grande critico russo, Cernyshevsky, e questo è l'ultimo Marx, non è una cosa di poco conto. Molte grazie. Effettivamente mi è interessato un po' lettore o insomma semplice curioso insomma, di cose relative a Marx, coglierà la forza, insomma, no? Anche l'originalità, insomma, dalla prospettiva, per cui è sicuramente interessante. Un intervento come quello di Marx è difficile stabilire nessi causali
rigidi, no, fra la constatazione della sconfitta politica, no, fra presente e la revisione teorica, perché siamo a gradi di inaugurazione molto alto, però effettivamente messo obiettivo certo per l'esperienza del presente, il fallimento della prospettiva rivoluzionaria dell'Occidente, apre uno sguardo teorico nuovo. Bene, io direi che insomma, sono state dette molte cose, molto interessanti, pensiamo insomma che sia stato... Ah, sì! Non sono tante facce di me, secondo me è rimasta
gennaio 2019, che sarà il centenario, la nostra Luxemburg, sì, probabilmente fare qualcosa di non dedicato alla nostra Luxemburg specificamente, perché altrimenti facciamo le evocazioni. Però no, una cosa sul 19, che è un anno. Sì, sì, certo. Abbiamo detto molte cose, ma molte di più sono quelle che non si possono, sono esaurite. Molte grazie. Ah, certo, ma bisogna alla fine, questo è... di
di avere allora pensato. Proprio se uno legge per esempio quello che pensava Pasternak di ciò che stava succedendo dal contare febbraio e l'ottobre, in quel periodo, poi si va a leggere il dottor Civallo, sembrano due persone diverse. Quindi effettivamente, ma non perché Pasternak negli anni 50, 40, negli anni 50 mentisse. Lui credeva probabilmente di aver pensato allora quello, perché nel frattempo aveva visto tutto ciò che era successo dopo, e nel 17 non poteva saperlo, no? Quindi la stessa persona, ma anche due persone diverse. Quindi, Infatti in questa narrazione mi sembrava, cioè mi sembrava, ovviamente non c'era spazio evidentemente per gli artisti, gli intellettuali, perché sarebbe stato anche questo un aspetto molto... Per esempio, secondo me il dottor Civallo è il più grande inno alla rivoluzione che si è stato scritto. Certo, non è vero, perché in Italia si dice che la rivoluzione coincide con gli ideali cristiani. No, ma no, ma a parte ci sono alcune pagine, Io l'avevo messa su carta la domanda sull'intellettuale 17, nel libro parlato di Guido Carpi c'è un breve ma denso paragrafo su questa questione che può essere legata alla questione astrattissima della continuità. Ahimè, ci sarà l'occasione, le invitiamo a continuare il ragionamento. Non basta. Però mi è piaciuto, finiamo nel segno della critica, dell'autocritica, che a qualche spunto, no? Sul mestiere storico, è complicato, come è noto. E quindi, grazie moltissimo di essere stato qui. Grazie a tutti.